Deu è stato attivato di fatto da pochi giorni, collaudato, funzionalmente e dal punto di vista dell'agibilità in condizioni ottimali. Nel frattempo abbiamo provveduto a ultimare tutto ciò che rende funzionale un immobile, le strade, i parcheggi, l'acquisizione delle tecnologie e quindi è stato definito un modello di attivazione per fasi. La prima fase è già in atto, si completerà entro un paio di settimane. Tutti gli ambulatori, i servizi di supporto e la prima grande unità operativa di cardiologia, direzione universitaria, 40 posti letto e terapia intensiva. Nel frattempo, la seconda fase prevederà l'attivazione delle strade, dei parcheggi e la sistemazione definitiva delle suppellettili e delle dotazioni. E quindi a gennaio potremo attivare i parcheggi, le strade e essere pronti a ricevere le altre degenze. A febbraio-marzo saranno finite di installare tutte le tecnologie e quindi sarà possibile trasferire il pronto soccorso, la rianimazione e le altre degenze che organicamente rappresentano la risposta del Policlinico di Foggia all'emergenza sanitaria e anche a tutto il settore cardiotorocovascolare, integrato con le chirurgie del vicino padiglione di chirurgia e con gli altri settori emergenziali, penso alle neuroscienze, penso alla medicina e quant'altro. Il provvedimento ha avuto una sua complessità perché abbiamo dovuto compatibilizzarlo e anzi farci in qualche modo influenzare dalla possibilità, accelerando o ritardando, di potenziare la risposta a Covid. In questo modo abbiamo la possibilità di sviluppare la risposta su più poli a Covid nel vecchio ospedale e nelle strutture già esistenti e nello stesso tempo di far crescere il Dipartimento di Emergenza e Urgenza.